Galileo Chini e Monte Catini Terme, un legame indissolubile che ha segnato per sempre la città e l'artista. E anche grazie alle opere del pittore, decoratore, grafico e ceramista fiorentino, tra i protagonisti dello stile Liberty in Italia, che la città è potuta entrare nel patrimonio UNESCO. Il comune della città termale gli ha voluto dedicare un volume che presenta in una nuova veste i saggi sulla decorazione del palazzo comunale, sui pannelli della primavera e sulla decorazione delle terme Tamerici e si inserisce all'interno delle iniziative per il 150° anniversario della nascita di Chini. In questo libro che cosa si racconta? Questo libro è una collazione di lavori già fatti in passato. Abbiamo voluto dare una maggior dignità, una miglior leggibilità e un aggiornamento a lavori che erano stati fatti nel passato. E quindi si vanno a rappresentare, a focalizzare, come dicevo prima, i lavori fatti da Chini in città. Quindi c'è un focus particolare sui lavori fatti in Palazzo Municipale, così come alle Terme Tamerici. Un libro che vuole essere sia didattico e informativo per certi versi, ma anche importante da un punto di vista fotografico perché è pieno di belle immagini. In più, essendo un libro scritto in italiano e in inglese, vuole essere anche uno strumento per far conoscere meglio Galileo Chini ai nostri ospiti, quindi uno strumento di miglior conoscenza della città per chi viene a Montecatini. Questa raccolta dei tre precedenti libri rimessi insieme è sicuramente una di queste per contribuire a far passare quel messaggio delle ragioni per cui Montecatini Terme, una delle ragioni per cui diventa patrimonio mondiale dell'umanità, insieme ad altre 10 città termali europee. Tutte sono accomunate da una concezione anche urbanistica, sono state create per il benessere, per massimizzare il benessere psicofisico delle persone attraverso la cura delle acque, ma anche attraverso la bellezza. E la bellezza si ottiene anche attraverso l'arte, di cui Galileo Chini è stato uno dei massimi interpreti qui nella nostra città.